shopping per l'estate. Letteralmente la roba che si è accumulata in questo periodo e che in qualche maniera dovrò mettere via. E non so dove mettere. E sì, è ancora tutto impacchettato, perché la maggior parte di questa roba è ancora la mia auto da ben qualche settimana. Non voglio quantificare le settimane perché è veramente allucinante. È shopping tutto quanto luxury, perché devo far finta di essere uno di quegli youtuber di successo che guadagnano un sacco di soldi. È così che funziona, cioè tipo diventare uno youtuber e devi spendere tutti i tuoi soldi investiti. Ditemi che è così, vi prego. Ditemi che è così, perché nella mia testa io ho questa idea. Però chi se ne frega, bando alle ciancio le bande. Spero che questo video vi piaccia, perché ogni volta su Instagram mi chiedete: ma dove hai preso questa cosa, dove hai preso quell'altra? Quindi oggi voglio mostrare ovviamente la maggior parte delle robe che compro. Onestamente sono Asos e Zara, ma non ditelo agli altri youtuber, perché devo farla parte di quello di successo. In ogni caso, comunque, se questo tipo di video vi piace, mettete già un pollice su, ricordatevi di iscrivervi al mio canale, perché così ne farò altre. Tanto non sa mai nessuno quale può essere il prossimo video. Magari nel prossimo video passo la notte in un cimitero abbandonato, infestato, e poi trovo un morto. Succede sempre di tutto. Qua ho varie scatole di Gucci, perché sono passato da Gucci e ho comprato un sacco di robe carine, tra le quali anche questa t-shirt che è stupenda. Era della collezione donna. Vabbè, che cacchio me ne frega, tanto è una t-shirt. In più è oversize. Secondo me è bellissima, perché ho tutto questo arcobaleno qua e c'è scritto tipo Gucci, però si legge poco. Mi piace questa idea, che era tipo un po' così. E qua c'è una tasca, e mi piace il taglio della manica, onestamente, perché secondo me mi allarga le spalle, che non ho. Qua ho altre due t-shirt che ho sempre comprato a Padova. Tra l'altro mi piace molto andare nei Gucci di Padova, perché sono super carini, e li ho già aperta, vi dico la verità. Le ho rimesse nel pacchetto per fare la scenetta, però ve le faccio vedere che sono super belle. C'è questa, infatti se vedete è corta, è sempre oversize, ha le maniche corte, c'è scritto 1921, che è l'anno della mia nascita perché sono un vampiro, e c'è scritto: i serpenti sono belli, ma qui c'è un consiglio per abbracciare i serpenti. Non lo so, non so di che serpenti parlano, forse i miei ex amici, non ho la minima idea. E poi dietro c'è scritto sta roba. Mi piaceva perché mi sembrava una roba tipo da rugbista, secondo me è carina. E ho visto che l'ha messa anche Miley Cyrus, quindi è una mia collega, non potevo non prenderla, così siamo poi, quando uscire insieme, siamo abbinati. Ok, questa t-shirt secondo me è carinissima, perché è della collezione in collaborazione con Disney. Sì, è paperino e secondo me è carinissima la stampa. Anche questa è corta, è molto corta. Mi piaceva perché mi sembrava di essere tipo con la maglietta di un bambino. E c'è anche una tasca qua. Secondo me è carinissima, raga, che dite? Boh, secondo me la maggior parte delle persone dirà: ma che cacchio ti sei comprato? Sempre da Gucci sono passato, però questa qua è una borsa di Verona, quando sono andato a Verona con la mia amica Sabrina. E qui ho comprato quante belle robe, piene di campioncini. Mi sa che mi si è scoppiata una borsa di Sephora qua dentro. Tra l'altro questo qua è un profumo di Tommy Hilfiger, che secondo me è molto buono, si chiama Impact. Apriamo, e secondo me c'è una cosa che vi sorprenderà tantissimo. Letteralmente mi sono sorpreso anche io di comprarlo, perché questo, amici miei, è un costume da bagno. Però io ho sempre odiato comprare costumi da bagno, perché odio andare al mare, odio farmi vedere in costume da bagno. Però questo era magnifico, raga, è letteralmente stupendo. E secondo me, io penso che lo metterò anche come pantaloni veri. A me piace Gucci perché usa le G e mi sento rappresentato, perché sono Gianmarco. Secondo me è da rugbista, raga. Cioè, se io lo metterei questa roba anche per andare in giro. Guardate che bello che è pattern con tutte le G stampate, che si vedono e non si vedono. Secondo me è carinissimo. Questo qua è stupendo, bello. Tra l'altro è super mega iper introvabile questo costume, e l'ho trovato per caso a Verona, però avevano solamente la taglia 46. E tipo ho detto: vabbè, me lo metto lo stesso, anche se non porto la 46 perché ho la 44. E poi me lo sono fatto cambiare a Padova, per farvi capire quanto sono psicopatico. C'è una meraviglia. Secondo me è un po' troppo, cioè non mi sarei mai aspettato di comprare una cosa del genere. Questi sono dei pantaloni sempre Gucci, ma raga, sono meravigliosi. Il tessuto sembra quello di un divano. Guardate che belli. Sono questi pantaloni qua con tanta la stampa. Secondo me con una t-shirt bianca potrebbero essere strabelli, e mi sono proprio perfetti. Anche questi qua ho preso una taglia 44. Non devo nemmeno modificarli o farci un taglio. Raga, meravigliosi. Però se ti metti tipo una camicia, una t-shirt bianca super semplice, o nera, una roba del genere, qualcosa di monocolore, sono stupendi. Non vedo l'ora di metterli da qualche parte. Secondo me fanno un caldo bestia anche. Perfetto per l'estate. Guardate cosa che ho, raga. Mi è arrivato ieri. Sono gli AirTag di Apple, che sono questi nuovi oggettini che loro hanno fatto, che tu li puoi usare dove vuoi, li metti dove vuoi, e praticamente ti aiutano a non perdere le cose. Quindi, che ne so, lo metti uno in borsa, o che ne so, nel portafoglio, o nelle chiavi, e non perdi le cose, perché c'è un'applicazione all'interno dell'iPhone che ti aiuta addirittura a trovarlo, tipo acqua, acqua, fuoco, fuoco, quelle robe lì. Proprio ti fa più ti avvicini, più lo trovi. Ed è super mega iper preciso. Quindi, siccome io perdo tutto, letteralmente, raga, io perdo le cose in continuazione, mi sono detto: ok, le compro. Sbaglio, devo aver preso una versione che tipo li ho fatti personalizzare. Ma li avevo personalizzati allora, non me lo ricordavo. Comunque ne ho presi 4 e sono proprio piccoli. Raga, sono per
personalizzati, me l'ero dimenticato. Cioè, no, mi ricordavo che l'avevo fatto. Cioè, sono... No, raga, che belli. Adesso vi faccio vedere tutti quanti le stampe che avevo fatto. Ne ho fatto uno col cuore, uno con un coniglietto, uno con la scheda GMZ e uno col fantasma, per forza. Questo qua lo potrei collegare alla mia tavola Ouija. Che letteralmente la perdo in continuazione. In realtà non la perdo in continuazione, perdo più la planchetta. La planchetta l'avrò persa un milione di volte. Qui ho una cosa, raga, che è meravigliosa. Questa cosa, questo qua è proprio un pezzo che su Instagram tutti quanti, quando l'ho messo, mi hanno detto lo voglio. E per il costo che ha, raga, se vi piace l'idea, prendetelo. Questo è di Distintiva Shop ed è un cardigan ispirato al cardigan che ha reso virale Harry Style. Raga, è meraviglioso, è stupendo, è super morbido e costa 50 euro. 50 euro è niente per questa cosa, perché si vede che è fatto veramente bene. E la storia originale è che quando Harry Style ha messo quel cardigan per un concerto, è diventato letteralmente virale, ed era di Loewe. Loewe, quando si è accorto che quel cardigan è diventato virale, sapete cosa ha fatto? Non è che ne ha prodotti di più o ha aumentato i prezzi. Ha preso il modello, cioè proprio il cartamodello di questo, e l'ha messo online e ha detto: se volete fatevelo da soli, ricreatelo. Questo qua è il cartamodello originale. E quindi, siccome è introvabile quello originale letteralmente, ho scritto alla pagina di queste ragazze per sapere quando le avrebbero rimesso disponibile, perché è sempre sold out. E loro mi hanno detto: torna disponibile la prossima settimana, ma noi avremo piacere di regalartelo. E io tipo: oh, grazie mille, grazie mille. Loro me l'hanno regalato questo. Fanno anche vari colori. Io volevo quello beige. Quello beige onestamente l'ho comprato senza dir niente, perché avevo, cioè, non volevo chiederglielo e magari me l'avrebbe regalato anche quello, perché io ci tengo a sostenere comunque i piccoli shop. E questo, raga, penso che tra tutte le robe che ho qua attorno sia la roba che mi hanno fatto più complimenti. Letteralmente tutti quanti mi hanno chiesto dove che l'ho preso, e questo qua è stupendo. Qui ho una borsa di Prada con delle cose magnifiche. Tra l'altro ho anche un'altra scatola di Prada. Raga, quanta roba ho preso, madonna. È piena di roba ancora da mostrarvi. Allora, prima scatoletta è questa qui, che secondo me amerete, perché dentro ci sono degli occhiali da sole. A parte il pack, che è stupendo, letteralmente è un occhiale super mega iper anni 90. Che, cioè, guardate il dettaglio qua. Che bello con questa stanghetta così, è stupendo. L'ho provato in negozio e ho detto: ok, questo deve essere letteralmente mio. E infatti è diventato mio. Si può mettere perennemente. Tra l'altro ho anche questi occhiali da sole, che li avevo presi in realtà tipo intorno a Natale, sono di Saint Laurent e mi hanno detto che sono introvabili, ma sono magnifici. Non li ho ancora messi perché, raga, non è che c'è tutto sto sole, cioè letteralmente adesso sta piovendo in questo momento. Poi un'altra cosetta, questa qua in realtà è da un bel po' che ce l'ho, però ve la volevo far vedere perché magari non mi seguite su Instagram, ed è questa camera bag di Prada, che è super mega iper piccolina, e l'ho portata o così o così. Magnifica secondo me. E per quanto possa sembrare minuscola, ci sta un sacco di roba dentro. È super comoda perché le puoi mettere tutte le carte qua dentro. Ci stanno benissimo le chiavi della macchina, la versione più piccola che ho, e le chiavi di casa. Ci stanno senza alcun problema. Tra l'altro ho preso anche il bracciale abbinato di questo e l'ho già perso. Che ci devo fare, raga? Cioè, non è che sono proprio la persona più sveglia, ve l'ho detto. Cioè, se no non avrei comprato quei robi lì di Apple o quel che è. Tanto! Qua abbiamo un'altra magia, misteri, da parte degli amici di Prada. Cioè, da parte degli amici di Prada, l'ho comprato lì. Però, cioè, vabbè, che cacchio mi caca, figurati se Prada mi caca. Ho comprato questa, che quando l'ho vista in negozio ho detto: no, vabbè, deve essere mia. Cioè, tutto quello che vedi in negozio deve essere mio, ma però è impossibile, vabbè. Guardate la meraviglia che è questa cintura. Raga, è magnifica, è una cintura in pelle con... questa che diventa letteralmente un piccolo marsupio. Ma raga, addosso è magnifica. È magnifica, sembra una cosa strana, ma il colore è stupendo. Ve la faccio vedere, guardate che figata. Cioè, io vado in giro così ed è top, è finita la situa. Non ce n'è più per nessuno. Ma questa è magnifica. E sapete qual è la cosa più bella? Che nel caso io poi volessi mettere solamente la cintura, posso toglierla. Quindi ho una semplice cintura fina, marrone, stupenda. Ho compiuto gli anni qualche tempo fa, 16 ovviamente, e la mia amica Martina, la mia amica Nicole, la mia amica Sabrina mi hanno regalato questa t-shirt, che l'ho messa ieri ed è magnifica, ed è di Jacques Mousse. Ha proprio un cotone stra bello, spesso ma abbastanza fresco, ed è di Jacques Mousse, bellissimo. Adoro questo brand. E insieme mi hanno regalato anche questo cappello, che all'inizio ero tipo: oh mio Dio, dove mi vedete con un cappello del genere? Però raga, io non vedo l'ora di metterlo sto coso. Ci sono ancora tutte le etichette, ma non vedo l'ora di metterlo tipo al mare. Guardate che figo. Cioè, secondo me al mare sta roba qua è stupenda. E poi quando ti rompi vai via così. Se conoscete Jacques Mousse sapete che il brand è famoso per la super mega iper mini borsa che fanno. E mi hanno regalato il portachiavi con la mini borsa, raga, è magnifico. Sta benissimo con
con la mia mini borsetta. Questa qua è una Jacquemus de Le Chiquito, Le Petito, che cacchio ne so. Però questa è la versione della collezione uomo e secondo me è ancora più bella della collezione donna, perché ti danno questa tracolla qui che è magnifica, raga. Cioè, tu la metti così e sta molto corta. Va, è pazzesca. Tutte quante le persone quando me la vedono addosso mi dicono: che bella borsa, è magnifica, ti sta benissimo, e secondo me è pazzesca. E qui, raga, non ci sta niente dentro, letteralmente. Sembra che sia più grande di quella borsa prima che vi ho fatto vedere di Prada, ma non ci sta niente. Niente, perché è super mega iper rigida. E tra l'altro vi devo dire anche questa cosa: se la prendete si striscia in 3 secondi, letteralmente. Anche se non volete, si striscerà. Cioè, io mi sono autoconvinto nel tempo, siccome rovino tutto purtroppo, che le cose rovinate sono più belle perché hanno una storia, cioè sono vissute. Mi dispiace quasi quando le cose tipo non si rovinano, perché vuol dire che non le ho usate abbastanza. Io sono uno di quelli che è contento quando finisce i prodotti. Ups, vabbè, che se frega. Allora, ho qui una scatola di Dior dove ho comprato, indovinate un po', un paio di scarpe che avevo già, ma perché sono un po' scemo. Se avete visto nel mio Instagram, sapete che io amo queste sneaker che sono di Dior. Sono le loro più famose, credo. Le ho provate e basta, non le ho ancora potute mettere in giro, ma che belle sono. Letteralmente che belle sono. Sembrano quasi tipo, non so perché mi viene in mente di sposarmi con delle, a parte che non mi voglio sposare, però mi sembrano delle scarpe da matrimonio. Sono questo tessuto, io ne ho già un paio, però sono diverse queste, perché sono più plastificate. Ma tipo io me lo vorrei mettere in testa così. Non so perché volevo mettermelo in testa quando l'ho visto. Raga, questa borsa di Gucci in tessuto, ho delle altre cose che però non sono di Gucci, solo che ve le volevo far vedere perché me le ero segnate. Cioè, praticamente ultimamente sto mettendo sempre questo pantalone in pelle e un sacco di voi me lo state chiedendo in continuazione. E onestamente l'ho preso da Zara. Vorrei dirvi il codice, perché tante persone tipo vanno avanti col codice, però è l'unico pantalone in pelle nero da uomo che c'è. Sono passato anche da Dolce & Gabbana. In questa borsetta c'è un altro costume da bagno. Lo so che è stranissimo, però raga, era veramente bello. Cioè, è una stampa con le maioliche e mi è piaciuto tantissimo perché, non lo so raga, mi sa di estate, mi sa di roba fresca, mi sa di roba divertente. Mi sa anche di un pantalone che, anche se lo metto tipo per andare a fare aperitivo, secondo me è bello lo stesso da vedere ed è veramente magnifico. Bello, poi non mi ero accorto che c'era anche la sua bustina abbinata. E poi un'altra cosa che ho preso era una delle loro tipiche polo in seta. E raga, veste in una maniera che io non avrei mai immaginato. È in seta e quindi la mia idea era che quando l'avrei messa addosso mi avrebbe segnato. È allucinante, ha un costo che è una roba inquietante, però è pura seta. Raga, è magnifica, è stupenda. È una di quelle cose che secondo me la metterò sempre. Cioè non immagino che secondo me tra 10 anni non la metterò più, perché sarà fuori moda. È stupenda, è bellissima. Ne avevano anche una con la stampa ispirata a questa, solo che era seta pressata e quindi faceva un effetto 3D, che mi avevano detto anche il nome preciso che era. Però raga, costava tipo una roba esagerata, tipo 1000 euro solo la polo. Mi sono detto no, non ce la faccio, non ce la faccio. Anche perché, raga, onestamente, non so nemmeno io se mi posso permettere di comprare tutte queste robe qua. Non lo so nemmeno. Cioè, io ho paura del mio commercialista. Per me il mio commercialista mi uccide dopo che ha visto questo video qua. Ok, qui è una scatola che mi è stata regalata da una ragazza che mi segue su Instagram e anche su YouTube. E quindi se mi stai guardando, ciao carissimo, che ha visto su Instagram che stavo scherzando sul fatto che volevo una cosa che avevo visto da Prada. E se qualcuno me la voleva regalare sarei stato super contento. E raga, lei mi ha preso sulla parola e me l'ha spedita a casa. Io le ho detto in tutte le maniere che non volevo, stavo scherzando assolutamente, ma lei ormai aveva già spedito e quindi non potevo dire di no. Questo è, secondo me, uno degli oggetti più belli che avrei mai potuto trovare da Prada. È questo cappello in nylon. Raga, è magnifico perché dietro c'è il logo Prada ed è così. Io lo amo. Cioè, da quando ce l'ho a casa lo continuo a mettere perché mi sembra di essere un panettiere. È stupendo, un panettiere misto, non lo so, tranviere. Ma è magnifico, mi piace troppo metterla. È stupendo. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Cioè, proprio quando l'ho visto tipo sono rimasto... Non l'ho comprato la prima volta perché sono andato in negozio e la taglia che avevano non era la mia. Io ho preso una M e avevano in M solamente la versione in pelle. Solo che la versione in pelle, raga, anche lì era allucinante il costo. Questa qua invece è in nylon. È allucinante anche questo, è il costo, però è tipo la metà
di quelli in pelle. Questi sono degli occhiali di Loewe. Sapete che prima parlavamo del cardigan e li ho comprati da vista, ma raga, ho fatto mettere delle lenti che vedete che sono leggermente dorate. Ecco, al chiuso queste lenti sono completamente trasparenti. Adesso sono davanti alla finestra col sole, quindi si stanno scurendo, ma quando c'è il sole diventano completamente specchiate. Però volevo fare qualcosa di più particolare e soprattutto mi piace l'idea di avere degli occhiali graduati da vista, che però posso mettere sia in casa sia fuori, perché ogni tanto mi capita tipo che ho bisogno di mettere gli occhiali da vista e purtroppo non ne ho da sole. Invece questi qua fanno entrambi, bellissimi, stra belli secondo me. Avevo dimenticato di aver comprato sta roba letteralmente da novembre e l'ho ritrovata semplicemente perché stavo prendendo sulle cose e mi sono detto: cos'è sta roba? Perché non l'ho ancora buttata via? Raga, ancora impacchettata letteralmente. Questo è una bustina, un beauty case di Witton che è introvabile, letteralmente introvabile, e lo volevo assolutamente. Cioè la mia vita dipende da questa roba, tanto che ne ho ordinati due, poi me ne sono dimenticato della sua esistenza. Questa bustina infatti è super mega iper famosa perché ha un costo veramente misero rispetto agli standard di Witton, lasciatemi passare il termine, e è super comoda. Perché vi ricordate che avevo fatto un video dove compravo tipo i tarocchi dalla Cina e avevo comprato una bustina che era questa letteralmente, e quella bustina, nonostante fosse tarocca, io l'ho usata in continuazione per tutta l'estate perché ci andavo al mare. Mi sono detto alla fine: ok, forse è il caso che la smetta di andare in giro con mercato nero, che sapete che è una cosa che oltre che illegale sfrutta un mercato che è senza leggi, senza regole. Chissà chi l'ha fabbricata quella pochette che ho in casa, chissà che mercato ho sostenuto con i miei soldi, ed è una cosa che tipo mi mette troppo di disagio. E quindi sono andato a comprare la versione originale, che tra l'altro è molto più bella perché è più resistente, e l'altra è in pelle ed è bellissima. Raga, questa qua è introvabile letteralmente. Io l'ho pagata credo sui 300-400, e tipo ho visto che in vendita online nei mercati tipo quelli tipo Vestiaire Collective, quei negozi lì, la vendono al doppio. Cioè chi la riesce a comprare la rivende perché ci guadagna il doppio. È assurdo, non riesco nemmeno a capire. Bella questa, è bella onestamente. Mi dispiace di averla lasciata dentro la scatola per 100 anni, anche se non so se la userò, perché ho talmente tante borse che boh, mi viene da dire, mi serve anche questa. A quanto pare Gianmarco del passato ha pensato proprio di sì. Comunque ragazzi, penso che sia tutto quello che vi volevo mostrare, credo, spero. Non voglio nemmeno fare il totale di quanto è sta roba qua. Secondo me abbiamo superato i 10.000 euro sto giro. Sì, impossibile che non li abbiamo superati. Oddio raga, c'è ancora altra roba. Questa qua è una bustina del Duca d'Aosta. Che belle. Come se non l'avessi comprato io. Praticamente sono due t-shirt di Burberry. Cioè, avete capito il trend che io ho con le robe da rugbista? Questa però è proprio da rugbista, ma guardate che bella che è. L'ho presa da Burberry al Duca d'Aosta e secondo me era un modello da bambino, sono abbastanza sicuro. È solo che l'ho vista e gli ho detto: ma io posso metterla? E lei mi fa: ma mettiti quello che vuoi, amo. E quindi l'ho presa. Guardate che bella che è. Poi, ah, questa è stupenda. Questa, anche questa qua l'avevo ordinata perché è introvabile, ed è questa super t-shirt carinissima che è bianca e ha le maniche con il tessuto in cotone di camicia. Questa secondo me è una di quelle robe che tipo la metterei sempre. Ora credo che sia letteralmente tutto ragazzi. Fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate del mio shopping, cosa vi è piaciuto di più, cosa vi ha fatto più schifo. Sono super curioso di sapere le vostre opinioni. Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su, che so che devo fare altri. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale. C'è un nuovo video di martedì e 15, di sabato alle 10.30, 28 giovedì, ma questo non sa nessuno. Vi mando un bacione grande e al mio prossimo video. Ciao.